tanti gol e tanto spettacolo tra Pontedera e Torres. Finisce 3-2 a favore dei sardi. A sbloccare la partita è Ianesi, che porta in vantaggio così il Pontedera. Pontedera che però rimane 10 uomini per via dell'espulsione di Martinelli. Allora in pieno recupero la Torres pareggia con Diakité e manda in archivio così il primo tempo. Nella ripresa si porta ancora in vantaggio il Pontedera, questa volta con Corona che non sbaglia dal dischetto e segna il 2-1. Vantaggio che però dura pochi secondi perché Mastinu riporta il tutto in parità, segnando così poi la Torres e trova il gol del vantaggio ancora con Diakité per il definitivo 3-2, che vale 3 punti importantissimi per la Torres, che sale a quota 18 punti in classifica. Un gol di Di Mario consegna alla Virtus Entella una vittoria molto importante per classifica e morale. Questa è la terza vittoria consecutiva per la Virtus, che si porta a quota 20 punti in classifica. Il gol di Di Mario è arrivato poco dopo la mezz'ora del primo tempo, finisce 0-1. Campobasso affonda la Spal in casa vincendo 4-0, Spal che perde la sua terza gara nelle ultime 4 partite di campionato. La partita viene sbloccata nel primo tempo da questo gol di Stefano, primo tempo che va in archivio così. Nella ripresa è Campobasso show, Di Nardo prima raddoppia poco meno di 20 dalla fine e poi nel finale spazio al gol del Tris per Serra e in pieno recupero anche al gol di Riccardo Forte con il classe 99 che deposita così alle spalle del portiere della Spal. Bella vittoria del Campobasso, 3 punti importanti che fanno salire la squadra a 14 punti in classifica. Il Gubbio vince sul campo del Legnago Salus per 1-0 a decidere la partita. Questo gol di Giacomo Rosaia, seconda vittoria consecutiva per il Gubbio. Finisce 1-1 tra Arezzo e Rimini, la partita si sblocca nel primo tempo grazie a questo gol di Ogunseye che porta avanti l'Arezzo, Arezzo che però nel secondo tempo incassa il gol dell'1-1 e dunque finisce in parità a un punto che non sposta le cose in classifica. Gran bella vittoria della Pianese che batte il Carpi 1-0 nel segno di Boccadamo che lo fa bellissimo e segna così nel secondo tempo. Vittoria importante per la Pianese che sale a quota 12 punti in classifica scavalcando proprio il Carpi. Finisce in parità tra Vispesaro e Pineto, un punto a testa che non sposta le cose in classifica. Succede tutto nel primo tempo, Bruzzaniti sposta gli equilibri così. Da lì a poco Orellana pareggia per la Vis, finisce 1-1. La Ternana vince contro l'Ascoli 3-1 e aggancia il Pescara in classifica. Pescara che ha una partita in meno, partita sbloccata da Cianci nel secondo tempo. Da lì a poco la Ternana segna il gol del 2-0, questa volta con Curcio, e nel finale triplica con un gol di Matteus. Bomber Corazza limita i danni per l'Ascoli segnando così il 3-1. Vince la Ternana di Abate che sale a quota 20 punti in classifica. L'unico match del girone B è essersi concluso 0-0 è Lucchese-Sestri Levante.